If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my Mr. Dun, 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 dun. Ciao ragazzi e bentornati nel canale. Come state? Tutto bene? Oggi vi insegnerò due falsi tagli molto semplici ma molto visuali. Uno da fare al tavolo e uno da fare in mano. Vi ricordo che lunedì andrà in onda la prima puntata di Magic Talent Show, quella dove ci sarò io, dove appunto passerò le fasi finali del programma televisivo, e se volete vederla, per chi sta in Toscana, in Umbria e nella Liguria, al canale 11 del Digitale Terrestre in prima serata. Per tutti gli altri, per chi fosse interessato, la può vedere in streaming su www.tvl.it nella sezione appunto Magic Talent Show. Ma bando alle ciance, mi sono divulgato anche troppo, ragazzi, vi lascio prima alla performance e poi al tutorial di questi due semplici falsi tagli che vi saranno molto utili. I knelt to pray today, but no one was listening anymore. Do I need to fade away or stay here laying down on the floor? I want to know if you'll be the shoulder that I need. I want to go, so take me to Neverland. Bene ragazzi, eccoci arrivati alla spiegazione del primo falso taglio, il falso taglio da fare sul tavolo. È molto semplice, molti di voi probabilmente già lo conosceranno, però darà veramente l'illusione che voi abbiate tagliato il mazzo. Innanzitutto, la posizione del mazzo in cui va tenuta è questa qui, quindi pollice sul lato corto inferiore, medio e anulare sul lato corto superiore. Dovrete tagliare con l'indice una porzione di mazzo e trasferirla nella mano sinistra, che andrà a pinzarlo in questa posizione qui. Ora, cosa dovrete fare? Bene, voi potete o far cadere il mazzo che vi è rimasto nella vostra mano destra, o, a me sinceramente piace molto di più e quindi consiglio di fare in questo modo, battere sul mazzo che avete passato nella mano sinistra, far cascare, poi riprendere con la mano destra il mazzo che avevate in mano sinistra e far cascare tutto sopra. Darà l'illusione che voi abbiate tagliato il mazzo, ma in realtà non lo avete assolutamente fatto. Ve lo voglio mostrare con la carta rigirata. Voi farete così, tagliate una porzione, la passate nella vostra mano sinistra, battete, fate cascare. Per tutti coloro che vi guardano, voi avrete tagliato il mazzo, in realtà avrete fatto un semplicissimo falso taglio da tavolo. Bene ragazzuoli, vediamo il falso taglio da fare in mano. Sostanzialmente è la copia di un taglio vero e proprio, in quanto il taglio è questo qua. Il falso taglio è questo qua. Cambia poco, ma è un falso taglio. Cosa deve succedere? Allora, innanzitutto il mazzo va tenuto nella posizione di servizio nella mano sinistra e non va tenuto nella mano destra, come nel taglio da tavolo. Poi, con il pollice e il medio della mano destra andiamo a alzare una porzione di mazzo, mentre con la mano sinistra facciamo un movimento che non è tanto facile, però verrà automatico con il tempo, e è questo qua. E andiamo a completare. Sembrerà che abbiamo tagliato il mazzo, in realtà abbiamo fatto un finto taglio. L'importanza di questo taglio qui è fare il movimento che avete appena visto con il pollice, quello che ho appena fatto ora. Perché? Perché, come vi ho detto, è la copia di un taglio vero e proprio, in quanto il taglio vero e proprio è questo. Fateci caso. La pinzatura del mazzo con il pollice e poi far richiudere col mazzetto che era rimasto sotto, e sarebbe comunque il completamento del taglio. In questo caso voi darete l'illusione di aver preso il primo mazzetto facendo così. Naturalmente più lo fate veloce, più darete l'illusione di aver tagliato il mazzo. Ma avete fatto un falso taglio, perché avete alzato la porzione di sopra, la porzione di sotto, e l'avete ricompletata insieme. Ma il movimento che fa il pollice di tirare via darà veramente l'illusione che voi abbiate tagliato il mazzo. Questa è la parte leggermente più difficile, ma che
apprenderete veramente subito, perché non è che sia poi chissà quanto impegnativa, e con un po' di faticità, facendolo veloce, darete l'illusione di aver realmente tagliato il mazzo. Bene ragazzuoli, anche questo video tutorial è arrivato al termine. Io spero vi sia piaciuto e spero vi sia stato utile. Lasciate un bel like che fa sempre piacere, e se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Oltretutto vi lascio il link in descrizione del mio profilo Instagram, seguitemi anche lì in modo tale che sarete sempre aggiornati su ciò che faccio e ciò che non faccio. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao ragazzi!